Poracci, è successa una cosa gravissima. Il vincitore di solo risposte sbagliate è anche lo sponsor del canale. Siamo in pieno conflitto di interessi, vi prego, non denunciateci. Bravi tutti con le risposte sbagliate, soprattutto chi ha inserito la citazione colta ai promessi sposi. Ma il sexy prete, dove l'hai visto? Vabbè, andiamo avanti. Di che gioco si tratta? Solo risposte sbagliate. Sorprendetemi. Let's go! Poracci, bentornati o benvenuti su TG Poro, l'unico format di YouTube Italia dove si parla di videogiochi anche di 25 aprile. Quella di oggi sarà una puntata ricchissima, quindi non c'è tempo da perdere. Sapete cosa fare? Supportatemi, sopportatemi, ma soprattutto datemi i soldi. Un grazie gigantesco a Toggi Retro Games per sponsorizzare anche questo video. Vi ho detto tutto, iniziamo! È passata una settimana abbondante dall'ultima puntata, quindi iniziamo con un angolo della poracciata bello corposo. Corposo. Corporoso. Corporoso. Innanzitutto, come al solito, partiamo dai giochi dell'Epic Games Store. Avete pochissimo tempo per riscattare The Big Con e Town of Salem 2. Questi infatti saranno sostituiti oggi pomeriggio da Industria e Lisa Definitive Edition. Da qualche giorno è invece disponibile su PlayStation Plus, ma solo per gli abbonati Extra e Premium, il nuovo Metroidvania pubblicato sotto l'etichetta EA Originals, ovvero Tales of Kenzera, Zao. Io me lo sto spolpando per bene e nonostante si tratti di una produzione che non raggiunge le vette qualitative di un Ori o di un Prince of Persia The Lost Crown, devo dire che mi ci sto divertendo parecchio, non lasciatevelo scappare. Intanto Sony ha fatto partire una campagna sconti sul PlayStation Store chiamata, con poca originalità, Sconti di Maggio, che andrà avanti, indovinate un po', fino all'8 maggio. Sono tantissimi titoli in offerta e magari uno di questi giorni ci facciamo una ricognizione in live per vedere se c'è qualcosa di interessante da comprare a prezzo stracciato. Da oggi è disponibile su EA Play e quindi di riflesso anche su Game Pass Ultimate Star Wars Jedi Survivor, secondo capitolo della saga portata avanti da Respawn Entertainment. È passato circa un anno dalla pubblicazione del gioco e tolti tutti i problemi tecnici che ci sono stati al lancio, che spero siano stati risolti nella loro interezza, Survivor viene comunque considerato un giocone, anche migliore del già ottimo Fallen Order. Qui invece dovete pagare, ma almeno il prezzo di listino. Nintendo ha effettuato un corposo restock della sua linea Amiibo, tutti acquistabili direttamente dal My Nintendo Store. Molti di questi nomi erano fuori produzione da tempo e se siete in cerca di qualche Amiibo per completare la vostra collezione, non lasciateveli scappare. Molti di questi sono nuovamente sold out. Gratis invece sono i due interventi di Nintendo che si sono tenuti durante la scorsa edizione della GDC, la Game Developers Conference. Se siete curiosi di scoprire di più sullo sviluppo dei videogiochi, questi interventi si concentrano sulla realizzazione di due capolavori pubblicati nel 2023, Tears of the Kingdom e Super Mario Bros. Wonder. Durante questo secondo panel è stato addirittura mostrato del footage di una versione beta mai vista prima, che includeva anche degli effetti meraviglia che non sono stati usati all'interno del gioco. Stra interessante. Parlando di eventi, vi segnalo che la prossima settimana ci sarà un appuntamento targato Xbox dedicato alle produzioni indie. L'ID at Xbox si terrà il prossimo 29 aprile alle ore 19 italiane. Lo dico io? Dai, di sicuro questa sarà l'occasione perfetta per mostrare Silksong. Vabbè dai, sarò sincero, sono ancora deciso se seguirlo in live. Vi farò sapere. Invece ci siamo persi l'appuntamento di Atlus, dedicato interamente a Metaphor Re Fantazio, che continua a dirlo, ha uno dei titoli più cazzuti di sempre. In oltre 25 minuti di stream è stata confermata la data di uscita prevista per l'11 ottobre, il gameplay sembra molto intrigante e la Collector's Edition spacca di brutto. Farete il pre-order? E chiudiamo con un piccolo angolino dedicato alle recensioni. Dopo quintalate di controversie inesistenti, Stellar Blade è stato accolto con molto entusiasmo dalla critica internazionale. Il parere più interessante rimane per me quello di Digital Foundry, dove viene sottolineato come in un'epoca contraddistinta da lanci disastrosi e team incapaci di gestire giochi estremamente ambiziosi, si rimane veramente colpiti dalla competenza con cui è stato confezionato Stellar Blade. Un action che sembra quasi uscito da una stagione del gaming ormai dimenticata. Di sicuro non porta chissà quali innovazioni, ma Stellar Blade riesce a convincere sotto ogni aspetto riguardante sia la realizzazione tecnica che il gameplay. Io devo essere sincero, non provavo così tanto interesse per un'esclusiva PS5 dai tempi di Returnal. E voi? Mentre purtroppo Eiyuden Chronicles, il successore spirituale di Suikoden, ha ricevuto delle recensioni molto più aspre che in particolare sottolineano dei grossi problemi tecnici su Switch. Il publisher 505 Games ha già chiesto scusa e ha confermato che sta provvedendo a sistemare la situazione, una storia che purtroppo abbiamo già sentito innumerevoli volte in questa generazione di console e che, diciamocelo, ha pure un po' stufato.
No? Prima di continuare con il video vi devo assolutamente parlare dello sponsor di oggi, Otoggi Retro Games. Se siete appassionati di retro gaming dovete assolutamente farvi un giro su Otoggi Retro Games, un sito con un catalogo in continuo aggiornamento dove troverete di tutto, dai titoli più comuni a prezzi stracompetitivi fino ai pezzi più ricercati in condizioni eccellenti, roba per palati fini insomma. Che siate collezionisti Nintendo, appassionati Sony, nostalgici Sega o ossessionati da Xbox, ce n'è veramente per tutti i gusti e vi consiglio di guardarvi ogni settimana le novità che vengono caricate su Otoggi Retro Games e anche le anticipazioni che arrivano sui social, lì troverete delle vere chicche. Ma se avete perso la passione o semplicemente dovete liberare spazio dentro casa, Otoggi Retro Games offre anche un servizio di ritiro dell'usato. Trovate tutte le informazioni sul sito. Che dire, ancora grazie a Otoggi Retro Games e andiamo avanti. Va bene, passiamo alle notizie del giorno. Mentre tutti siamo in attesa di scoprire qualcosa in più sul futuro di Nintendo, la grande N ci sorprende con un doppio aggiornamento su Nintendo Switch. E tenetevi forte perché qua è una roba pazzesca! Il firmware di Switch infatti in seguito a un update passa alla versione 18.0.1, ma purtroppo, come ormai accade da diversi anni, a cambiare veramente ben poco. La cosa bella è che la Major Update 18.0.0, oltre ad aver introdotto i 15 minuti come un'opzione per l'autosleep quando la console è collegata a una TV, una vera e propria rivoluzione copernicana, aggiungeva anche un bug che impediva di configurare correttamente il Wi-Fi su alcuni device. Quindi questa 0.1 è la classica stability fix a cui si aggiunge il brivido di una patch aggiuntiva che mette una pezza a questo problemino. Vabbè, non credo che tra di voi ci sia ancora qualcuno che spera in dei cambiamenti radicali per un sistema operativo che sembra essere arrivato alla fine del suo ciclo vitale ben prima di quello della console stessa. Un vero peccato. Però non finisce qui, perché come vi ho già segnalato in uno short divertentissimo, c'è stato spazio per un aggiornamento abbastanza random del Nintendo Switch Online, che vede l'aggiunta all'interno della libreria Nintendo 64 di due titoli abbastanza sconosciuti. Nel breve video scherzo sulla possibilità che questi due nomi, mi riferisco a Extreme G e Iggy Wrecking Ball, nascondano in realtà dei chiari segnali verso l'arrivo di qualcosa di molto più importante, ma comunque un piccolo spunto di riflessione possiamo tirarlo fuori. Entrambi i titoli furono pubblicati all'epoca da Acclaim, ma ora i diritti sono in mano a Throwback Entertainment, e se andiamo a vedere il catalogo retro di questo publisher ci sono dei nomi mid-tier molto interessanti, come ad esempio il calcistico SNES Championship World Soccer, Aggressive Inline, praticamente il Tony Hawk dei pattini, e altri racing game come Speed Kings e SX Superstar. Chissà se in futuro vedremo altre collaborazioni con Throwback per portare altri titoli su NSO, o magari ci sarà spazio per delle collection pensate appositamente per Switch. Staremo a vedere. E chiudiamo la puntata di oggi con un rumor che presto si è trasformato in un leak per poi diventare immediatamente una teoria del complotto. Abbiamo infatti Daniel RPK, un insider noto per prenderci spesso con le anticipazioni sulle date dei trailer e sulle informazioni relative agli adattamenti cinematografici dei videogiochi, che ha scritto all'interno del suo Patreon che Sonic Frontiers 2 sarebbe attualmente in sviluppo. Una storia non così difficile da credere, visto quanto Sega si sta impegnando nel rilanciare la sua mascotte, e considerato anche il fatto che Frontiers, con tutti i suoi difetti, era comunque un ottimo punto di ripartenza per i Sonic in 3D, ma visto che ci si può fidare relativamente di un leak del genere, fatto da un insider del genere, sarete felici di sapere che la regina dei leak Sega Atlus, ovvero Midori, ha confermato queste indiscrezioni, aggiungendo che in realtà il titolo in sviluppo è provvisoriamente chiamato Frontiers 2, ma il titolo potrebbe cambiare, proprio come accaduto per il primo capitolo che durante le lavorazioni era conosciuto come Sonic Rangers. Qui però sfociamo nella teoria del complotto, perché anche se Midori rimane una delle pochissime voci attendibili del settore, va detto che il suo modo di comunicare è cambiato enormemente negli ultimi mesi. In particolare, dopo essersi ritirata dalle scene per poi tornare pochi giorni dopo, c'è chi ha notato che i suoi post, più che dei leak, sembrano essere diventati dei contenuti pubblicitari a Sega. La sua copertura di Metaphor sembra uscita direttamente da un ufficio stampa, ha annunciato alcune iniziative come dei giveaway a tema Shin Megami Tensei 5 e anche il fatto che inizierà a streamare i titoli Atlus attraverso un avatar virtuale, che diciamo ha il comportamento esattamente opposto che ci si aspetterebbe da un leaker che in teoria dovrebbe mantenere un profilo più basso possibile. Che Midori sia un'impiegata Sega o Atlus, o quantomeno sia a contatto con qualcuno che lavora in queste aziende, è praticamente certo, ma c'è chi sostiene che tutti i suoi leak siano informazioni controllate dalla stessa Sega, o che, complotto dei complotti, addirittura sia stata sostituita dopo il suo pensionamento improvviso e che ora l'account sia controllato direttamente da Sega. Una storia molto affascinante che ancora una volta dovrebbe farci riflettere sull'attendibilità dei leak e su come funziona la cultura dell'hype in un'epoca dove tutto è potenzialmente pubblicità.
Vabbè, comunque, male che va, presto sentiremo parlare nel dettaglio di Frontiers 2. Che ne pensate? E questo però c'è tutto per oggi, non mi resta che augurarvi un buon 25 aprile e darvi appuntamento al prossimo video che arriverà quando arriverà. Voi nel frattempo, mi raccomando, riposatevi, fate i bravi, ma soprattutto festeggiate duro. Io sono il Poro Mito, Michele Ri, ciao! Ehi ehi ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente nella creazione dei video qua sul canale e in più ricevi in cambio delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo insieme a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa... corporoso.